Buongiorno, oggi farò un video dedicato a LNB fibra ottica. Farò questo video perché un mio collega mi ha chiesto se conoscevo le caratteristiche di performance, diciamo, del rapporto segnale-rumore o della figura di rumore di questo tipo di LNB. Non conosco questo tipo di caratteristiche. Farò quindi sul campo una prova, quindi farò questo tipo di prova utilizzando una parabola da 80 cm puntata sul satellite Hotbird. Missione utilizzerò su un canale cercando il massimo guadagno ottenibile da questo LNB, regolando anche lo skew di polarità. E farò lo stesso con un altro LNB molto semplice, un LNB della Fracaro da pochi euro. Confronterò i due LNB, diciamo, i due valori di rapporto segnale-rumore e MER sui due LNB. Questo è tutto, andiamo a fare la prova in parabola. Parabola 80 cm puntata su Hotbird 13 gradi est. LNB Fracarro Twin cavo coassiale a bassa perdita. L'LNB è stato installato curando lo skew di polarità e la distanza focale ottimale per ottenere il miglior guadagno dall'antenna e le migliori caratteristiche di prestazione dell'LNB. Qui abbiamo 78-79 dB microvolt su carico 75 ohm, la qualità invece, quindi nella mediata in digitale, vediamo adesso la qualità che abbiamo, 13,7 di MER, 6,3 di noise margin, 13,8 di segnale rumore. Trasponder siamo l'11.881, che è un trasponder prevalentemente di dati che utilizza Sky, il trasponder 58 del bouquet di Sky. Questo invece è il convertitore fibra ottica Invacom, il cavo blu è il cavo di alimentazione dei 12 volt, il cavo giallo è il cavo uscita ottica. Entra al fotorilevatore di questo convertitore, il convertitore ha un'uscita che poi manda al misuratore di campo sia il segnale RF che i parametri di misura. Questo lo fa però attraverso la porta RS232. Come possiamo vedere, il MER è peggiorato, abbiamo 13,1, quindi abbiamo perso 0,6-0,7 di MER. Noise margin anche esso è peggiorato e l'SNR anche. La frequenza siamo sempre 11.881, qui vediamo un'altra frequenza perché questo convertitore usa un altro tipo di conversione, ma adesso scarichiamo la NIT, riconosceremo il canale perché in alto l'unico diciamo flusso video costante che resta sempre invariato è quello di National Geographic, il resto invece sono dei dati che ogni tanto variano, dei parametri che variano. Qui abbiamo la potenza dBm, abbiamo 2,25 dBm, e quindi questa è la potenza ottica, meno 2,25. La potenza invece RF abbiamo 91, però in realtà stiamo usando un attenuatore da 10 dB, quindi la potenza ottica sarà più 7 dB e la potenza RF è circa 101 dB microvolt su carico 75 ohm. Questo strumento, cioè il convertitore, è settato a 1310 nanometri, come deve essere, perché il convertitore usa questa lunghezza d'onda. Qui abbiamo l'LNB che stiamo testando, un altro LNB è l'Invacom, guadagno 60 dB, è l'Ultra Black. È abbattuta sulla staffa, quindi si vede abbattuta sulla staffa perché questa è la posizione dove lui ha il massimo rendimento. È stato effettuato anche qui lo skew di polarità per centrare esattamente la migliore, diciamo, polarizzazione, e il cavo RF è il medesimo, questo cavo bianco, e qui vediamo che abbiamo un'attenuazione, una perdita di qualità di circa 1 dB. Questo è dovuto perché questo LNB guadagna 60 dB e probabilmente ha una dinamica di blocking differente, e la dinamica di blocking di un LNB sarebbe la
la gestione tra segnale in ingresso e qualità e segnale in uscita. Quindi qui abbiamo 12,9 addirittura di segnale rumore e 5,3 di noise margin. Frequenza siamo sempre 11.881, adesso scarichiamo la NIT, vedremo National Geographic come prima, diciamo, parametro della NID. Ecco, qui abbiamo sempre NID, abbiamo 10.25, 13 est, quindi il medesimo canale, che sono, come dicevo prima, sono dei canali dati di gestione, EPG e altri parametri per dei decoder.